ascoltandolo mi sono reso conto subito che c'era bisogno di un piccolo aiuto, ecco, ma soprattutto di affiancarlo, perché non è stato un ruolo che io ho fatto al suo posto. I dialoghi con Filippo Nuori sono tutti suoi, i primi piani e tutto, perché lui il film l'ha fatto tutto, lui l'ha finito tutto, ed è morto il giorno dopo che ha girato l'ultima scena a Cinecittà. Veramente era straordinario, era una persona straordinaria. E poi vederlo recitare dal vivo, sul set, era un inganno. Da lui arrivo sul set, e quindi io mi avvicinai. Cioè, sai quell'incontro quando una persona tu la conosci già da un sacco di tempo, quindi che ti accoglie con un sorriso, e quindi c'è non quell'empatia immediata, però non lo so come definirla, e poi mi abbracciò. Quindi non fu il semplice saluto, dice una stretta di mano e ciao, piacere Gerardo, che fai, non vai? Un abbraccio, niente di formale veramente, e mi disse, ma come tu modo fai vero? E niente, poi di là iniziamo a chiacchierare mentre si preparava un'altra scena, iniziamo a chiacchierare, quindi parlando un po' di noi, delle cose, queste cose qua. Incontrandolo mi sono reso conto subito che c'era bisogno di un piccolo aiuto, ecco, ma soprattutto di affiancarlo, perché non è stato un ruolo che io ho fatto al suo posto. Le scene venivano preparate con me, cioè in pratica si preparavano tutte le luci, tutta la scenografia, tutto il set. Lui doveva arrivare nel momento in cui era già pronto tutto, quindi girava e poi non si affaticava in tal senso. I dialoghi con Filippo Nuori sono tutti suoi. I primi piani e tutto, perché lui il film l'ha fatto tutto, lui l'ha finito tutto, ed è morto il giorno dopo che ha girato l'ultima scena a Cinecittà, da programma, perché dopo che ha girato questa scena ci siamo salutati, ci siamo fermati a parlare per mezz'ora, perché lui voleva venire a riposarsi un po' per Sapri dopo gli ultimi accertamenti per fare il trapianto, credo. Quindi dice no, sicuramente ce l'hai, verrò a trovare, ma stanno pochi insieme, però ci venire da te, non con da me, perché ci venire a rilassare. In due mesi io non che ho paura a dire che ero amico di Massimo Troisi, perché sembra quasi presuntuoso, hai capito? Però c'era di forte, ecco, qualcosa di forte, diciamo. Quindi poi lui ci scherzava su questo fatto qua, tant'è che mentre poi girava i primi piani con Filippo Nuori, a un certo punto, non so, il regista volle che la scena cambiasse un po'. E lui fece, ma facciamo una cosa, ma lui mi chiama Gerardo? Ma chiaramente scherzando, Veramente era straordinario, era una persona straordinaria. No, Massimo, conoscendolo attraverso la televisione, attraverso il cinema, si percepiva che era una persona, secondo me. Però mi ha sorpreso ancora di più, cioè io lì ho capito veramente la sua grande generosità, la sua grande umiltà, ma verso tutti. Aveva una parola buona per tutti, un sorriso per tutti, e questa è la cosa che a me mi ha... Sì, mi ha sorpreso molto, questo sì, questo sì. E poi vederlo recitare dal vivo, sul set, era un inganno. Aveva stabilito pure un buon rapporto con Elena, perché Elena in quel periodo là, io seppi della gravidanza del nostro primo figlio. E quindi lui ci scherzava molto, perché poi lo venne a sapere, tutto il set lo venne a sapere, chiaramente, perché io gli di la notizia, è una cosa bella, no? Lui ci giocava molto, diceva, ma Elena, chi sta? Ma chiama Pablito, perché nel film nasce Pablito. Come sta Pablito? Tutte queste piccole attenzioni, che anche se dette in questo modo, ma comunque sono delle attenzioni verso la persona. Era gioioso, cioè era bello vederlo scherzare pure su queste piccole cose, ecco. Alla fine si chiama Massimo, perché? Perché noi in pratica finimmo di girare il venerdì sera, il 3 giugno, quindi io rientrerei a Sapri, perché era rimasta l'ultima scena da fare, ma era una scena comunque senza di lui. Arrivata alla stazione di Sapri, ci incontra degli amici, dice, che ci vennero a prendere così. Dice, ma non sei niente, no, che è successo? C'è morto Troisi.
E il primo pensiero di Elena fu. Il primo pensiero di Elena fu: se è maschio, si chiama Massimo, sì. Era vero quello che lui ha scritto nella dedica che mi ha fatto poi su un libro di scena, e mi fece una dedica bellissima, che forse veramente incarna il senso del mio lavoro, sul lavoro, se si può chiamare lavoro, di questa esperienza, ecco. Perché in pratica che è quella di averla aiutato in un momento particolare della sua vita, ecco. E quindi stare al suo fianco per renderlo meno faticoso, che questo poi era lo scopo della mia figura lì, cercare di rendere meno faticoso il suo lavoro, che nonostante la situazione lui non mostrava mai fatica, mostrava sempre gioia e voglia di fare questo film, perché ci teneva molto.